i bambini vengono ascoltati, sono disposti ad ascoltare gli adulti. Nella giornata mondiale dell'infanzia e dell'adolescenza, il Comune di Napoli e l'UNICEF Campania hanno realizzato alcuni laboratori con le scuole cittadine per educare i ragazzi e le ragazze alla consapevolezza dei loro diritti. Abbiamo voluto organizzare l'evento qui in collaborazione con UNICEF perché l'albergo dei poveri, l'apertura dell'albergo dei poveri è un diritto che viene a essere riconosciuto ai cittadini, il diritto alla bellezza, il diritto di fruire di spazi che prima erano stati presi. E quindi ci ha fatto piacere organizzare l'evento all'interno di questa struttura. La Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata ormai da quasi tutti i paesi del mondo, afferma come fondamentali il diritto alla vita e allo sviluppo, al benessere, alla parità di trattamento, all'ascolto e alla partecipazione. È una giornata molto particolare che noi come Comune di Napoli abbiamo voluto celebrare invitando alcune scuole di Napoli a parlare in particolare di un diritto, che è quello di essere ascoltati. Ascolterò quello che loro avranno da dirci e poi lo riproporrò al sindaco e alla giunta.